Cari amici, City Report, Tullio Trapasso, dove mi trovo oggi? Sono in via Toffetti al 98, dove c'è il deposito Amazon. Sono qui nel posteggio e casualmente, diciamo così, mi ritrovo a trovare delle situazioni come quando c'erano i Rom. Guardate un po' cosa troviamo qui. Incredibile. E centinaia di metri di immondizia buttata lì, poi tra l'altro immondizia particolare perché come vedrete anche qui bottiglie di urina, addirittura andando più avanti, a parte i vetri, veramente centinaia di chili di immondizia, abbiamo trovato anche quello che purtroppo non dovrebbe starci per le strade, gabbiette di uccelli che non si sa dove siano arrivati, infradito, beveraggi di ogni tipo. E addirittura persino una bombola del gas. Guardate qui, è tutto uno spettacolo qui, eh? Un trash spettacolo, elezioni 2021 a Milano. Guardate la bombola del gas qui, bella buttata così a pochi passi dalla strada. Il tutto lo potete vedere anche da via Toffetti, ma se entrate dentro al posteggio potete vederlo ancora meglio. E prosegue così per centinaia di metri. Sotto ogni cespuglio trovi delle sorprese, addirittura abbiamo qua, guardate, le scarpe, i sacchetti, quindi qui si pernotta, si camperizza, si occupano spazi pubblici per farci fini di accampamenti. Questi sono i vari accampamenti che possiamo trovare a Milano. E di certo è appena passata l'AMSA, ha cambiato i sacchetti dell'immondizia da fuori, ma tutta questa porcheria, non vi dico l'odore nausebondo di tutta sta roba. Addirittura un hard disk c'è qui, che potete trovare. La terminiamo qui, poi pubblicheremo anche delle foto sulla cosa, su questa questione. Guardate qui, addirittura tettoie buttate così, guardate che roba. Ma io sono sconvolto, cioè, oltretutto non siamo neanche al chiuso, quindi qualche proprietà occupata, proprio su un posteggio pubblico. Quindi, dopo aver visto insomma AMSA che cambiava i sacchetti fuori, invece non passava dentro qui a pulire, sicuramente non è stato comandato di pulire. Adesso vi farò notare un altro dettaglio. Adesso esco fuori, vi farò notare un'altra cosa. Adesso facciamo un passaggio veloce perché questo non è che deve essere un video da 20 minuti. Qua ci sono le telecamere. Sui pali ci sono le telecamere. E come mai le telecamere non funzionano? Come mai nessuno dice niente? Guardate, qui siamo ritornati alla famosa bombola del gas. AMSA è passata, vi stavo dicendo prima, ha cambiato alcuni sacchetti. Infatti potete vedere che, se vi faccio vedere il sacchetto, mentre fuori, guardate qui, insomma, il rientro a Milano dei cittadini, direi che è sporco, è fedido, ricorda che i cattivi periodi non sono ancora passati. Poi aggiungo, se qualcuno ha da dire perché i cittadini segnalano queste cose, eccetera, noi stiamo facendo una mappatura del territorio. Io, come Tullio Trapasso, City Report da 5 anni, quindi mi chiedo perché non lo dovrei fare? Che problema c'è? Ecco, e concludiamo oggi così con la telecamera, che è questa qua, che chiaramente è a fianco a Amazon. Qui vedete, c'è l'ingresso di Amazon. Adesso passiamo qui, questa è l'unica sbarra chiusa per non fare telecamper, peccato che l'altra è spalancata, infatti sono entrato anch'io col mio SUV. E come vi stavo dicendo, chiudiamo qui dal municipio 4 di Milano, via Toffetti 94, Amazon, la porcheria. Alla prossima, City Report.